nostra realtà sportiva che praticamente ha diversi settori di appartenenza o comunque di svolgimento. Sicuramente la parte ciclismo è quella con più affiliati. E nulla, però ci occupiamo anche di nuoto, di corsa e di triathlon a questo punto, quando mettiamo insieme i tre sport. La parte di triathlon è molto complessa come attività e come preparazione. Sì, esperienze nell'ambito del ciclismo penso che siano. Il ciclismo di per sé sia uno sport molto completo e oggi in questo periodo qui è accessibile un po' ormai a tutti, quindi abbiamo visto che ci sono realtà che stanno venendo fuori anche solo di biciclette particolari che danno possibilità a tutti in qualsiasi luogo si trovino, anche in quelli più impervi, di poter montare in bicicletta. Ormai esistono le biciclette elettriche di ogni tipo. Negli ultimi anni la bici ha avuto un grande sviluppo. Noi siamo un gruppo abbastanza eterogeneo. Come avete visto bene o male dalle interviste precedenti, ci sono persone che si dedicano all'endurance, dove praticamente la classifica non c'è. La sfida è solamente partire in un posto e arrivare in un altro che è a centinaia di chilometri. E seguendo un tracciato che è prestabilito, e quindi devi sapere anche arrangiarti e essere in autosufficienza, fermarti dove vuoi e tutto il resto.